fantastico. Qualcosa di più, visto che questo è il carro del Marzellino, prego. Dorothy è una prima, fantasiosa, allegra e carina. Vive con gli zii in una fattoria, ma all'improvviso un ciclone la porta via. Con il suo cane Toto viene trasportata e in un mondo irreale si ritrova catapultata. Mille sorprese l'aspetteranno e avventure e difficoltà la trasformeranno. In quel mondo nuovo pare che solo il grande mago di Oz la possa aiutare e a casa farla tornare. Alla città di Smeraldo così dovrà arrivare e lungo la stradina gialla camminare. Tra i nuovi amici incontra lungo la via e ognuno di loro mostra una strana bizzarria. Lo spaventapasseri è fatto di paglia, è poco bello, ma desidera tanto un cervello. Il boscaiolo di Atta è in cerca di un cuore, ricco di felicità e di amore. E il leone codardo, che non sopporta più la sua vita senza coraggio, con loro poi si mette in viaggio. Mille insidie incontreranno, ma con il talismano dell'amicizia si salveranno. Alla fine, tra realtà e magia, fate, streghe e fantasia, i quattro scopriranno che la strada per i propri sogni realizzare è più vicina di quanto può sembrare. Da 75 anni questa storia rende un fedele servizio a chi è giovane di cuore, e il tempo non ha portato via la sua garbata filosofia. A tutti coloro che continueranno ad amarla, Kelly e Carte Munita vogliono dedicarla a voi nel mondo di Oz! Grazie naturalmente a Simonetta che ci ha ben sollecitato il fantastico mondo di Oz, che vediamo rappresentato in tutti i suoi personaggi, non soltanto in carne ed ossa, ma anche in carta pesta, con un lavoro davvero straordinario degli artisti di Monica Bergarda. Un altro applauso per loro!